aspettiamo gli accertamenti e gli approfondimenti che faranno le forze dell'ordine alla magistratura. Quello che posso dire è che nella mia vita istituzionale da magistrato e da sindaco non è la prima volta che sono destinatario di atti intimidatori, minacce o fatti similari a quelli accaduti l'altra notte. Quello che posso dire è che non li sottovaluto e non li sopravvaluto, che comunque il messaggio che io e noi non ci facciamo comunque intimidire da nessuno. Questo vale per quello che è accaduto l'altra notte e quello che accade spesso ogni giorno contro l'azione che mettiamo in campo all'interno delle istituzioni.